La mostra che stasera si inaugura è un punto di riferimento, un punto d'arrivo e un punto di partenza nello stesso tempo, come avviene per tutti gli appuntamenti decisivi di svolta, come tutti quanti quegli appuntamenti che in qualche modo aprono nuovi orizzonti e nuove porte sulla lettura di un artista. Un artista che vive in continuità e in continua e costante evoluzione. Commento a caldo sulla mostra personale di Antonio Bettini. Sì, allora io intanto sono Bravo Perfini, vengo da Roma e la mostra è stata bellissima, è un autore molto importante che devo dire la verità conoscevo ma non così bene, anche perché è la prima volta che vedo opere dell'artista e faccio i complimenti agli organizzatori, è stata una bellissima mostra, un'organizzazione perfetta e quindi davvero complimenti per tutto, mi è piaciuta. Un'impressione a caldo a sulla caldo è mostra. stupenda. Lei mi prende sul voi, posso dire voi loro, Certamente. come certamente mi prendete anche sull'affettività di un percorso di vita insieme con Antonio. Io insegnavo italiano e storia, lui insegnava disegno nella mia classe e quindi la nostra, e quindi meritava, ha fatto delle cose bellissime, sono state già fatte, soprattutto sulla Divina Commedia, per esempio. Questo è un Antonio che io anche io non conoscevo. Oh, allora E quindi rimaniamo su su questo. questo, come giustamente, su questo veramente inquietante, come si possa riscoprire dopo 45 anni, 45 anni dico bene, che non, insomma, di scuola insieme, scoprire un Antonio diverso, un Quindi Antonio nuovo. anche lei ignorava questa parte, diciamo, più Senz'altro, ma metafisica e Antonio matura. Pettiniti era un anarchico, no? Era una persona al di là di alcuni, al di fuori degli schemi. Molte cose non le faceva vedere. Molte cose, quando entrava la moglie nel suo studio, diceva: mi servono le patate, lascia perdere le patate, te le porti, per modo di dire, no? Quindi era un personaggio, era un artista, via. Un artista davvero, un artista di spessore ormai che sta diventando sempre più grande, perché man mano che andiamo avanti, Campobasso e non solo il Molise ma Campobasso forse di più, lo sta lentamente scoprendo in tutta la sua bellezza e in tutta la sua forza. Ed anche forse, come dirti, io quando vedevo alcune figure mi inquietavano, forse veramente quel percorso suo di odio-amore anche della vita. Siamo all'uscita della mostra personale di Antonio Pettinicchi. Impressioni a caldo? Pettinicchi e Pettinicchi, e io c'ho un ricordo molto vivo Lo aveva conosciuto? sì, è stato un mio insegnante che mi ha insegnato molto. E che ne dice dell'ultimo periodo, quello che praticamente non si era mai visto prima, le opere che lui stesso non aveva voluto mostrare in pubblico? È rimasto stupito da. No, rimane la sua mano, rimane la sua profondità di animo, rimane il suo segno, rimane il suo colore ampliato da maestro qual è. Le primissime impressioni dopo aver visto la mostra di Antonio Pettinicchi. Allora, devo dire che è una mostra veramente, una grande mostra che andava fatta e quindi si celebra Antonio Pettinicchi sia come uomo che come artista. È un artista che porta avanti la tradizione delle avanguardie, dell'espressionismo quello storico, tedesco. Infatti, secondo me, sono anche delle influenze, soprattutto anche nelle incisioni di Otto Dix.
rispetto ai diari di guerra e cose di questo tipo. Michele, ci fai una battuta a caldo su questa mostra che aspettavamo da tempo, perché gridava vendetta il fatto che non fosse stata dedicata una mostra personale a Pettinini? Due considerazioni. La prima è che c'è una effervescenza che non conoscevamo nella nostra città, e questo grazie all'attività della Fondazione, grazie all'attività anche di privati che si mettono in gioco nell'organizzazione di eventi di questo tipo. Poi la seconda è quella della considerazione di Antonio Pettinchi come un pittore di caratura elevatissima e che oggi viene riconosciuto, devo dire, non solo per la prima volta, perché nell'ultimo personale lo avevamo in vita e fu organizzata in Viale Elena da Artes proprio dagli stessi organizzatori, e quindi va il merito a Vincenzo Manocchio così come ai curatori della mostra per avere fatto questo, alla Fondazione per aver aperto questo spazio, a chi c'è oggi per l'attenzione che dedica a dei quadri di una espressività imponente, e mi porto un'idea, vedendo qui Paolo, un amico d'infanzia di tante avventure, ho notato una cosa che si è ripetuta nei quadri che io non conoscevo, che non avevo mai visto: ci sono dei pezzi di cuore. Ci sono dei pezzi di cuore ovunque, ecco, quei pezzi di cuore legati insieme ci dicono che noi siamo un popolo che ha un'espressività enorme, che i nostri artisti, i nostri cantanti, i nostri attori, le persone, i poeti, anche le persone che incontriamo per strada non hanno niente da invidiare alle migliori intelligenze del mondo, solo che qui siamo costretti, e lo facciamo forse volutamente, a tenerle in un recinto, mentre invece bisogna farle esplodere nel mondo. Mi auguro che questa mostra possa essere replicata nelle più importanti gallerie a livello mondiale per fare vedere parte del Molise, parte della nostra arte a tutto il mondo. Questo è l'augurio che posso fare. Grazie. Prego.